Eccomi, buonasera a tutti. Vediamo se riusciamo intanto a collegarci. Intanto, come sempre, metto nel primo commento il link allo shop. Intanto, vediamo se, funziona tutto. Allora, aspettiamo ancora un attimino. Ciao Deborah. Ciao bellezza, come stai? Allora, quello che andremo a fare oggi sarà, non sarà una solita live di make up. Spero che mi vediate e mi sentite bene. Deborah, fammi sapere. Vi farò vedere se pensavo di organizzare le dirette in questo modo. Ciao, tutto bene? Perfetto. Come va il ginocchio? Ti stai riprendendo? Spero di sì. Ok, perfetto. Eccomi qua. Allora, volevo farvi vedere. Benissimo, benissimo, cara, perfetto. Le matite automatiche della Vegas. Però ho scoperto che me ne manca una delle labbra, che non ricordo se non ce l'ho oppure l'ho messa in qualche borsa. Più probabile la seconda, però in via di guarigione, dai, 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 forza, forza, cara. Le ginocchia sono una roba tremenda. Quindi andrò io oggi. Stamattina mi sono un po' truccata perché sono dovuta uscire per un appuntamento e quindi ho già messo il mascara che è perfetto da stamattina e un pochino di BB cream. Quindi quello che andrò a fare, ho dimenticato la crema viso, molto bene. Comunque mi sarei dovuta struccare, quindi diciamo che la base io ce l'ho già fatta. Facciamo finta che non ce l'ho e darò magari una ripassata di BB cream, così giusto per. Però più che altro oggi volevo farvi vedere, per chi magari chiaramente non conosce la Vegas, volevo farvi vedere le matite automatiche che sono uscite in realtà da poco, da un annetto più o meno, un anno e mezzo. Per chi non mi conosce, per chi non mi dovesse conoscere, io sono Ashelen, vivo in Friuli, ho 31 anni, sono mamma e collaboro con la Vegas dal 2017. Quindi ho iniziato con i profumi, poi che sono parentesi, sono vegani e sono fantastici, a un prezzo top. Per poi provare tutta la linea della cosmetica. E poi hanno sviluppato negli anni, hanno sviluppato tutta la linea di make-up che all'inizio era un po' così, non era al massimo, però in realtà adesso è esplosa perché c'è questa, praticamente vengono acquistati tutta la linea di make-up, non solo è cruelty free, ma cruelty free sul serio, cioè nel senso non che sono cruelty free in Italia e poi vanno in Cina e testano sugli animali, sono cruelty free sul serio ovunque in tutto il mondo. Quindi questa è una cosa importante per me. Sono anallergici, quindi perfetti per chi ha una sensibilità nella pelle o comunque agli occhi. Io ho sempre avuto un po' di problemi con gli occhi, nel senso che mi bruciano subito, quindi mi accorgo subito se un prodotto è troppo chimico, no? Insomma, dentro tutta la linea del make-up abbiamo un sacco di estratti naturali, abbiamo l'acido ialuronico, per esempio nel make-up, nel mascara. O anche nella BB cream,
Abbiamo per esempio negli eyeliner, adesso ne ho uno qua in mano, questi qua per esempio abbiamo aloe vera, senza parabeni, tutto senza parabeni, nel lip liner che è quello per le labbra, che sono dei pennarellini così, sono bellissimi, e magari se non siamo tanto tardi ve li faccio vedere, e abbiamo anche gli eyeliner e negli eyeliner c'è l'aloe vera. No, c'è la camomilla, scusate. Quindi sono tutti con la punta così, che praticamente poi quando si secca il prodotto lo puoi girare, con una pinzetta lo prendi, lo giri e puoi riutilizzare il prodotto. Quindi lo utilizzi tantissimo, sono colori bellissimi, dopo magari ve li faccio vedere se riesco. E oggi volevo parlarvi della linea delle matite. Abbiamo una linea matita labbra e la linea matita occhi. Quindi cercherò di farveli vedere leggermente, insomma, così molto, molto veloce, per farvi vedere come sono super morbidi, sono super sfumabili e anche nelle labbra molto idratanti. Ok, quindi secondo me sono comodi, a parte che costano pochissimo, nonostante siano di una qualità molto alta. Adesso vi faccio vedere intanto i colori. Delle labbra ne ho tre, ma non so perché ne ho tre, ne dovrei aver quattro, però vi faccio vedere quelle che ho. In caso ci possiamo sentire e ti posso mandare privatamente anche su WhatsApp o comunque come preferisci tutti i colori così li puoi vedere. Iniziamo dal numero 1, questa qua, c'ho la gatta, e come vedete sono matite senza che non devono essere temperate, quindi secondo me questo è un valore aggiunto, automatiche in questo senso, ok? Quindi vanno veramente super, sono super comode da usare e super sfumabili, quindi si può fare, volendo puoi fare anche usare la marrone che è per gli occhi, va bene anche per la bocca, poi fare delle ombre con un rossetto, viene un effetto molto bello. Ok, questa è la numero 1, te la faccio vedere qui. Questo è il colore, ok? È un bel rosa. Questa è la numero 1 delle labbra. Andiamo alla numero 2 delle labbra, che è questa qui, che è un colore, diciamo, carne, ok? Molto bella. Adesso qua le sto premendo per farvele vedere, ok? Il risultato è molto più soft, ok? Questa diciamo che potrebbe sembrare un marroncino, ma in realtà è molto molto delicata. Questa era la numero 2 e la numero 3 è più sul rosso. Vedete? 1, 2 e 3. Comunque i colori si vedono meglio. E te li posso mandare in foto perché dal telefono non si vedono così bene. Quindi queste sono quelle delle labbra, ok? Ve le ho mostrate tutte e tre. Adesso andiamo con quelle degli occhi. Il principio è sempre lo stesso, quindi sono matite super super morbide. Magari partiamo già dalla 1, così le avessi messe in ordine sarebbe stato ok. La 1 è la nera, bellissima anche questa. Questa è la nera, super. La cosa bella è che sono super morbide, ok? Quindi noi possiamo usarle come eyeliner, ma anche sfumarle con un pennello. Dopo andiamo a metterle, magari le sfumiamo con un pennello. Questa è la nera, classica, insomma, un kajal. Poi abbiamo la numero 2, che è questa, che è la marroncina, molto bella anche questa. Io adesso sto facendo lo swatch per farvele vedere, ok? Dopo andiamo a mettere. Andiamo ad applicarle. Potrei mettere la marrone. Io la marrone la adoro. Anche se in realtà i colori. Poi abbiamo di colorate la numero. No, mi manca una. La numero 3. Quasi danno. La numero 3 che è un bordeaux. Ok. Queste possono essere usate tranquillamente come eyeliner, come, sì, come se fosse un eyeliner, ok?
Questo era il numero 3, molto bella, quindi 1, 2, 3. Poi abbiamo la numero 4, che è un blu, ma un blu molto bello, ok? È più, non saprei dire come definire questo blu, ma non è proprio blu, blu, blu elettrico. Aiutatemi, come lo possiamo chiamare? Blu marino? Non saprei. Comunque è un bellissimo blu. Non è il solito blu, ecco, diciamo così. Poi abbiamo la numero 5, che è questa. Questo diciamo che è un verde acqua. Molto bella anche questa, molto molto carina. Questa qua. Bellissima. Ah, stavo dicendo un discorso e poi mi sono bloccata. Praticamente pensavo di fare ogni lunedì di fare una diretta magari facendo vedere dei prodotti, mentre quella del giovedì o venerdì, in base a come riesco a organizzarmi, fare proprio una diretta sul make up, nel senso proprio che mi faccio un bel make up o comunque qualcosa di interessante. E così magari ogni lunedì possiamo vedere diversi prodotti, ok? Magari non solo cosmetica, magari un giorno faccio vedere qualche crema, magari un giorno parliamo di integrazione, una cosa così. Quindi cercherò di non essere troppo lunga oggi. Questa è la bianca, la numero 6, che è bellissima per fare, se magari hai un occhio piccolo, puoi andare a ingrandirti l'occhio oppure creare dei punti luce, ok? O comunque anche come eyeliner bianco, cioè benissimo, è molto bella anche questa. Sono colori molto belli che poi sono molto belli da indossare. Ok, questa è la bianca, proprio un bianco, ok? Quindi qua abbiamo le prime tre che sono per le labbra. In realtà ce n'è una quarta, ma l'ho persa, dovrò ricomprarla. E qui abbiamo tutta la linea degli occhi, ok? Quindi questa, il nero, il marrone, il bordeaux, il blu, il verde acqua e il bianco. Adesso vi posso far vedere, andiamo a fare magari un eyeliner con il marrone, con il marroncino, che è un colore che io adoro, e poi andiamo a mettere nelle labbra una delle matite delle labbra, ok? Quindi cercherò di fare un eyeliner così un po' improvvisato per farvi vedere quanto sono morbidi da utilizzare. E quanto sono anche facili da sfumare, cioè nel senso basta un pennellino, puoi usarle così, ma puoi anche mettere un pennellino e col pennellino sfumarla pian piano in modo che ti crei la tua linea di eyeliner. Premetto che io sono pessima con gli eyeliner, però si può andare a fare una cosa carina senza esagerare. Ok. Chiaramente l'ideale sarebbe non essere truccata sotto, però oggi va così. Perché ho deciso all'ultimo di fare come sempre. Volevo fare un'altra cosa, però poi ho detto intanto facciamo questa. Vedete come una linea di eyeliner è andata un po' a cambiare la forma dell'occhio. Se sto facendo danni, ma cerco di restare attaccata alle ciglia in modo che va a intensificare un pochino il trucco. Se riesci, sarebbe ideale anche andare un pochino dentro. Se non ti brucia, ok? Comunque queste non bruciano, però io arrivo fino a un certo punto, perché in generale non riesco. Perché andando da dentro si riesce comunque a infoltire le ciglia e a intensificare. Sembra più intenso l'eyeliner, ok? Adesso io l'ho messa un po' così, diciamo, a cazzo. Vado a prendere il pennellino, questo qua è della Vegas, in realtà è molto carino. È un pennellino così, vedete che è un po' obliquo, e vado a mettere a posto un pochino la codina, ok?
quindi la puoi allungare e la puoi sfumare, perché magari non ti serve un effetto super preciso, no? Cioè possiamo fare anche un effetto sfumato. Però cambia, comunque cambia un po' il viso, eh? Cioè già ogni tanto un pochino di matita ti va a allungare lo sguardo. Adesso io ho un po' di difficoltà perché c'ho il mascara sopra di stamattina. Non è il massimo, però comunque sto sfumando pian piano. E possiamo decidere noi quanto farla. Vedete, questa è la matita. È la matita marrone. Si può fare con tutte le matite, chiaramente, anche quelle labbra se ti piacciono i colori più strong. Ok? Quello che volevo fare, volendo, si può prendere anche un pochino di ombretto e andare a sfumare il marroncino. Io adesso non sto usando ombretto, però è talmente morbida questa matita che si sfuma tranquillamente, vedete? Vedete com'è sfumata? Ok, possiamo decidere noi quanta intensità dare. Vado ad aggiungere magari un pochino di marrone. Fatemi sapere se mi vedete e mi sentite bene, lasciatemi qualche commento. Se avete piacere di condividere questa live, condividetela con i vostri amici. E per qualsiasi informazione io sono qua a disposizione, potete scrivere tramite Messenger, non c'è nessun problema. Ok. Quindi stiamo sfumando pian piano. Solo la matita, ho usato solo la matita per farvi vedere che comunque può essere sufficiente anche questo. Chiaramente, se dopo noi andiamo ad aggiungere, adesso posso mettere per esempio la nostra terra abbronzante, la si può usare tranquillamente come ombretto, quindi basta mettere una goccina così anche col dito. E va a cambiare un pochino il viso. Quindi volendo, se sei magari già truccata dalla mattina, è un modo per trasformare un trucco così basico, mascara e BB cream, in un trucco un pochino più carino. Praticamente lo possiamo usare come ombretto. Ok? Non è neanche venuto male. Ok. Allora, vado a metterne un pochino sotto, giusto per intensificare un pochino lo sguardo. Fatemi sapere se mi vedete e mi sentite, perché qua io non riesco a capire se mi vedete e mi sentite bene. Come va a cambiare? Io vedo che il mio occhio cambia molto con un pochino di, anche solo di, questo è tutto una matita, però adesso vi faccio vedere magari la bianca anche come possiamo andare a ingrandire un pochino l'occhio, così la vedete. Ho messo un pochino sotto e sfumato col pennellino. Vedete che si sfuma facilissimo, cioè è molto facile da sfumare. Ok, quindi possiamo andare a utilizzare il bianco per ingrandire un pochino l'occhio.
che diciamo che se hai l'occhio grande come il mio non ti serve. Però anche se è bianco bianco bianco, non è color crema, diciamo color carne, può andare un pochino a illuminare e ingrandire soprattutto. Io ho un po' di difficoltà perché sono anni che non mi metto la matita dentro agli occhi. Però vedete com'è andato un pochino a fare il suo lavoro. Comunque ti dà questo effetto occhio più, un pochino più grande. Volendo si può fare un punto luce qua, se ci piace. Prendo un pennellino pulito e lo vado un pochino a sfumare. Perfetto. Molto semplice, ho usato una matita, ho usato la matita marrone, che è la numero, non mi ricordo neanche più, la numero 2. Queste qua sono tutte le matitine, queste sono quelle per le labbra e queste sono quelle per gli occhi. Quindi si può fare tranquillamente un make-up con una matita. E io ho usato una matita e una BB, una bronzing powder, quindi quella che poi andiamo a mettere un pochino sulle guance per andare a illuminare, e sfumato con un pennellino. Qua nella parte centrale, nella parte interna, ho messo un pochino di bianco e anche nella rima inferiore per ingrandire l'occhio. Vado a dare un'altra ripassata di mascara, ok? Così per, anche se in realtà ce l'ho perfetto, lo vado a un pochino a rimettere. Questo mascara, ragazze mie, è fantastico. Ha dentro acido ialuronico e ha la doppia funzione, quindi non solo le separa perfettamente, anche se sto dando la seconda passata dopo tante ore, ma non fa grumi, 0 grumi. E l'ho messo stamattina presto. Poi rinforza perché ha dentro acido ialuronico, quindi va a proteggere le nostre ciglia e a rinforzarle ulteriormente. Quindi non ci capiterà che struccandoci ci restano le ciglia nel cotone. L'effetto è effetto panoramico, quindi effetto ciglia finte. Però senza fare grumi, quindi importantissimo, e senza che si appiccichino l'una con l'altra. Quindi io stamattina l'ho di fretta, quindi ho fatto proprio mascara e mascara e BB cream, è stata il mio make-up della mattinata, però io lo chiamo sempre il salvafaccia, ok? Quindi sono stando a dare la seconda ripassata di mascara della giornata, che qualsiasi altro prodotto, a meno di quelli che ho provato io in passato, se facevi così ti si sgretolava tutto il mascara, uno, e ti si attaccavano tutte le ciglia. Non so a voi se succede, se è successo, però a me è successo spesso con altri prodotti, quindi questo è un prodotto fantastico. Vedete che ha le setoline piccole, forse non si vede tanto. Comunque le setoline molto piccole e lo scovolino incurvato, quindi ci permette di andare a incurvare al massimo le ciglia e di spingerle verso l'alto senza creare grumi e senza bruciare gli occhi, che anche questo è importante perché sì, se hai gli occhi delicati come i miei è importante. Ultimo tocco che andrei a dare negli occhi è un pochino di questa bronzing powder che, come vedete, è bellissima, ci fa da illuminante, no? È bellissima anche come illuminante, come ombretto. Io spesso la uso come ombretto. E questo è il risultato. Quindi, occhi li abbiamo fatti velocemente, abbiamo trasformato un make-up della mattina molto semplice
con una matita e con una matita, la bronzing powder che poi possiamo andare a usare per illuminare il viso alla fine e le labbra. Anzi, alla fine adesso do una seconda ripassata di BB cream. Qua, come vi ho detto, c'è l'acido ialuronico. È una BB cream, io la chiamo BB cream, ma è praticamente un fondotinta che ne basta pochissimo. È un fondotinta autofissante e autotonalizzante, che vuol dire che non deve essere fissato, e prende la tua tonalità del viso. Ok? Perfetto per chi ha la pelle, per tutti i tipi di pelle in realtà, ma se hai la pelle secca come ce l'ho io, è fantastico perché è molto idratante. Ok? Quindi picchiettiamo la nostra BB cream. L'effetto è fatto, molto molto semplice. Molto molto semplice. Quindi se devi rinfrescare un po' il make-up della mattina, fatto. Vedi come è già andato a illuminare un pochino così. Adesso andiamo a fare le labbra. Le labbra possiamo utilizzare, sarò noiosa, ma io resto su questo. Questo è il numero 2, ok? Quindi questo color più bordeaux, che è molto bello. La cosa bella è che è anche no transfer, quindi quando lo vai a mettere. Non si trasferisce. Quindi oggi stiamo facendo un make up praticamente con due matite. Ho usato una marrone negli occhi e questa, diciamo, color carne, ma anche più scura nelle labbra. Vedete? Cioè praticamente ti va a mettere è come se fosse un rossetto, è una matita che ti lascia le labbra super morbide, non secca e ti dura. Io che non ho un contorno labbra, a me cambia completamente la bocca. Vedete? È un colore molto bello. Poi chiaramente se lo vuoi intensificare, puoi andare a utilizzare anche il marrone per rendere un pochino più scuro. Addirittura alcune usano il nero, ok? Vedi se usi un po' il marrone qua. Ti va un pochino a intensificare il contorno labbra. Ok, però su di me non piace tanto. Allora, vi ricordo che se avete piacere potete condividere questa live con i vostri amici. Per qualsiasi informazione io resto a disposizione. Ecco, oggi restiamo molto easy con queste cose. Vado a mettere un pochino di bronzing powder con un pennellino, giusto per dare un pochino di luce, ma molto 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 veloce. Quindi questo è un make up che puoi fare veramente in 5 minuti. 5 minuti perché mi sono persa a chiacchierare. Però ti va un pochino a tirar su, ok? E niente, per qualsiasi cosa, io ripeto, resto a disposizione. Ci sentiamo sicuramente giovedì o venerdì. Queste sono le matite che abbiamo visto oggi. Per qualsiasi cosa, scrivimi.
Queste sono le matite. Per vedere i colori, magari da vicino o via messaggio, scrivimi tranquillamente e ti mando un bacione. Buona serata e condividi questa live con i tuoi amici se hai piacere. E ci sentiamo. Ciao, buona serata.